attenzione, avvisiamo se è in alta velocità circolazione Roma-Firenze, i treni. Vabbè, farò l'annuncio la peggio. Se devo riprendere e leggere allo stesso tempo da problemi. Comunque ciao a tutti ragazzi, oggi sto qui a Firenze Rifreti da gennaio che non ci vengo, e a differenza dell'altra volta qui si va e io vado sul binario 1-2 dove ci venne Pietro. Sento già binari cantare, va. Bella caduta, vieni. Eccolo, ho detto. Subiscono modifiche durante variazioni o cancellazioni per lavori di potenziamento infrastrutturale. Maggiori informazioni sui canali web o presso assistenza clienti e biglietterie. Questo pop addirittura doppio, non mi veniva la parola. A binario 8. Dovrebbe arrivare da... dove arriva questo qui? Boh. Pop se ne va 176. Attenzione, è vietato attraversare i binari servirsi. Grazie, è stato questo. Con il 177, oddio. Attenzione, che sulle linee alta velocità e convenzionale. Mezzo raffitato. Non funziona e vai. Comunque la cosa che mi piace del binario 3, a parte che vabbè, non fermo nessun treno dedicato al transito della V, c'è la curva lì, non so, mi piace questa cosa. La catenaria che balla. La cosa bella è che ora qui si schiatta di caldo alle 7 di sera. Pensate che io quando venni qui a gennaio si gelava. Transito al binario 9. Allontanarsi dalla linea gialla. Questo mi interessa. Mille vecchia livrea. Allontanarsi dalla linea. Questo gialla. È raro, 03. Transito al 9, prima ho pigliato una caduta comunque. Il treno regionale 18 6 8 9 di 3 Milano proviene da Pistoia. Ecco, per questo vado a andare. Binario 9 no, però dallo ci si vede meglio. Vediamo che transita al 9. Ovviamente non vado al 9 perché è stracolmo. Tutta la gente che sicuramente deve andare a Pisa, Empoli e Livorno. Avevo un pensiero in testa di andare a fare del spotting a Rovezzano, però poi ho detto no. Il Freddy è nel mio cuore, ragazzi. Dopo magari una cosa alle macchinette. Vediamo com'è la roba di Firenze di Freddy. Arriva un pop da Pistoia. Cosa che vengo a fare? Solo un pop. Comunque, mentre vi riprendo questo pop in arrivo, mi dicono che tutto il mese di agosto la linea Empoli Siena sarà chiusa. Quindi dovrebbero passare ancora in treni da Siena, perché comunque oggi è 30 luglio. Non lo so. Un pochino pop singolo. Bravi. Bravi. L'orario che la gente esce da lavoro, un pop singolo da Pistoia a Firenze Santa Maria Novella. Bravissimi. Veramente, io non lo so, guarda. Un divalto no, eh. Ah. Anzi, dal 9 non si va più, ma ho un treno che arriva al binario 7. Il 170. Vedete come si fa a vedere oggigiorno un treno con quattro porte distanti? Ma io non lo so veramente. Posti allineati col finestrino là in mezzo, non so se si vede. Intanto il transito al binario 9 è morto. Magari il segnale del 9 è verde, quindi qualche cosa prima o poi dovrà arrivare. Vivalto, quello che sta per transitare al 7. Subito si riconosce il suo muso. Bye bye pop, tu vattene.
Ma per favore non mi strombazzate, perché sennò io volo direttamente da, volo da Firenze Riferi direttamente a Firenze Campo di Marte. Allora anche ciao. Seconda serie. Vediamo che arriva al 7. Confermo, ho tenuto che quel vivalto andava a Firenze o Smannoro. Tipo 10-15 minuti che non sta annunciando un transito al 3 al 4. Questo non lo so. O hanno soppresso la linea. Comunque io vado in fondo, visto che ora deve arrivare questo treno al 7, che non si capisce da dove, quando e se viene. Allora alle 19 arriva al 7 da Pisa con possibile MD. Il treno arriva al 7, un bivalto. Non so cosa è 464 XMPR. Allora, in testa sta la sua pilota. Avvisiamo che sulle linee alta velocità e convenzionale Roma Firenze la circolazione dei treni in graduale ripresa a seguito di un intervento dei vigili del fuoco in prossimità dei binari. I treni che bello! Fino a 150 minuti, variazioni e cancellazioni. Vivalto! Io vivrei con il vivalto. Vivalto essere mia vita. Di treno regionale. Di treno regionale. Oh, sono stato con Campagna con Roberto. Prima serie. Ah, non è prima serie, è semplicemente l'ex vivalto di TFT. A tre casse. E ho detto i 464 XMPR. Ma questo non era in arrivo, scusa. Perché in transito? Beh, a capire. Visto che i treni al 3 al 4 non transitano, e questo qui chissà per quale motivo non si è fermato. Comunque, ragazzi, dicono tutti quanti che il Vivaltino è a tre casse. Ecco le cartine di 4. Ma una cosa che non mi quadra è che pure io quando lo vidi alla 464 di PR, probabilmente l'hanno sostituita. Non capisco perché è transitato e non è stato in arrivo, però. Sono di 445 la rincorro, ragazzi. C'è solamente un complesso che pareggiano un altro poppo. Madonna, che palle. Comunque, ragazzi, c'è solamente un navettone che fa la Firenze e Siena. Quindi, se lo becchiamo, è lo stesso che ho preso io l'altro giorno per trovare l'LN. Centosettantotto. Guardatelo, imbrattato. Godo, ragazzi, io questo treno non lo sapete come lo odio. Blues per Siena. Colui che non si fa problemi a fare schifo come il pop. Anzi, forse anche peggio lui. Il punto è che qui la banchina del 9 è pieno. Il blues è piccolino. Mi sa che è pure un 312, perché 1, 2, 3. È già, ragazzi, è un 300. No, 412. Vai, divertitevi su sto chess. Io l'ultima volta che vidi blues erano tutti in diesel. Ora questo qui sta andando in elettrico. No, 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 412. Alto per Pistoia. Anzi, dal 3, tanto già so che è una V, quindi curiosa la 464 in testa sui treni verso Pistoia. In genere sta sempre in coda. Un'altra seconda serie. Cioè, ormai prima serie hanno quasi finito di vivere. E lì arrivano come previsto le medie distanze. Ma scusa, dove vorresti andarti a fermare? Direttamente a Firenze Castello, per curiosità. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah no, è all'andata, ha fermato, giusto? Arriva un vivalto da Pisa.
accompagniamo tutti quanti, tanto il transito al 3 già so che sarà. Pure un transito al 4. Tu se ne va. 2464-684. Rivalto seconda serie. Ciao! Detto che pure il vivaldo fa abbastanza rumore quando inchioda. E lui se ne va. Ma perché il transito al 3 sta arrivando con un pezzo di medie distanze? Ma se ne va sto vivaldo lo scopriamo. Se effettivamente il transito al 3. Blu se n'è andato. Cos'era quella media distanza che stavano arrivando? Se il transito al 3. Ah, non è quello da Pistoia. E infatti non è lui. È semplicemente il regionale da Pistoia che mi ero pure scordato. E l'ho annunciato 5 MD. Ma voi state fuori di testa. Vabbè, io riprendo il vivalto. Più bello. Ma facciamo insieme, che ci costa? Strapieno. 5 metri di distanza vanno bene sul Siena, non su questo. Questo pure mi interessa. C'è la grand'angolo? Un esemplare di... Ma che vi costa tirare la leva così? Bah! La porta aperta! Fine! Non lo so veramente. Comunque un'altra freccia 1000 vecchia livrea. Oh, mi sta dando a culo, oggi. Si stanno dietro le medie distanze. Basta fare così, li riprendi comunque. Minchia, come tira, si sente che è in ritardo. Completamente nuova livrea. Chiude le porte di... Certo, queste qui sono tutte VC. L'estetica sono più belle, ma... Le VE almeno a molte ci hanno la prima classe. Si sente dal suono anche che è una doppia di 4-6-4. Comparto bici. Tanti dal 3. Manco è finito di passare. Stop up. È stato fermo qua tipo 10 minuti. E se ne riesce ad andare. Sbaglio? È una mazzinga quella lì che sta arrivando qua. Sì, è una mazzinga quella che sta arrivando qua. Quello lì che dovrebbe transitare al 7. Tanto già so che il 99% si ferma. E mi farà perdere il transito al 3. Ma tanto non me ne frega. Perché già so che sarà un AV. Ma allora è questo il transito all'8? Ma questo? Non sto capendo una mazza, ragazzi. È questo il transito all'8. Non è che hanno deviato il transito all'8 che doveva passare al 7. Non sto capendo una sega, ragazzi. Mazinga che decide di fermarsi così in mezzo a nulla. Devo ancora entrare in macchina. Era ora che arrivasse. Esatto. 28 minuti di ritardo, cioè. Amico, quanto sei lento. Ti è. Quindi questa mazzinga è ti è.
Sono tutte VC pure queste. Facciami. Sta arrivando pure il transito al 7. Tanto non mi faccio problemi sulla Grandango. Questa bici così a caso, non sta qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Borgo la vita è poppo, lo so già. Tira, amico, tira, tira. Sta arrivando pure questo. Altro 1000 sta arrivando. Attenzione, treno in transito al binario 3. Allontanarsi dalla Ma... linea gialla. Non è già passato. Vabbè, comunque sto qui. Cioè, allora, non per qualcosa. Perché il treno in arrivo al 7 me lo chiama come treno in transito e il treno in arrivo al 7 lo dà come treno in transito? Cioè, vabbè. Il treno in transito me lo dà come treno in arrivo e il treno in arrivo me lo dà come treno in transito, un altro vecchia livrea. Questa sì che è giornata fortunata, ragazzi. Escuse, business, business. Ehi! Questo sta facendo 3 all'ora proprio. Proprio 3 all'ora. Italo. Si è spento, sta dicendo in trans e stop. Secondo me voleva dire il transito al 3, ha capito. E infatti. Secondo me questo qui stava facendo pure 2 allora. Accelerando. Altro vivaldo, seconda serie. Sette carrozze senza problemi. Quanto fottutamente bello il viaggio. Bello, comodo, che sia prima o seconda serie. E poi io capisco, sto treno per Borgo va a Vitano fino a Palto. Sto arrivando in regione da Livorno e con il mio amico aprirà il treno per Borgo va a Vitano, che è quello lì che mi interessa. Ma non vado al 9 perché c'è così tanta gente. Non voglio stare con Vivalto, da Livorno, su regionale veloce. A gennaio ci vidi il pop, non so con che follia, però. Singolo pure. Ecco, guarda, lo sapevo. Lo sapevo. Infatti non mi interessa più. Per favore, non mi strombazzare. Prima serie. Beati voi che ci siete stati. Beati, beati voi. Oddio, tasto di seconda serie su prima serie. Questa mi è nuova. Semivirotina. Freccia rossa. Conferme in prima serie, solamente questo. E lo accompagno piano piano, guarda. Ammiriamolo quanto è bello. Ma ha riaperto la porta? Allora, è aperto. Pop, di là come sentite se ne va. Bye bye, Pop. Quanto erano belli i gezzini. Che cacchio è stato? L'avete sentito pure voi, penso, no?
cos'è sto rumore? Un per voi. Ci avete usato la prima. Sta frenando pesantemente. Che sta scappiando?